Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Ficcanaso, il vostro segugio personale sempre in caccia di succulente notizie dal mondo di Hollywood e non solo. Siamo in piena estate, quindi il momento del nostro consueto appuntamento annuale con gli amori estivi delle stelle del jet set. Se prendono, se lasciano, durano 5 minuti, durano 10 giorni, durano 10 anni, si sposano. Andiamo a ficcanasare. Pronti con il bollettino? Vai! Liam Payne e Caro Dweck. L'ex cantante degli One Direction è stato fotografato nei dintorni del lago di Como in atteggiamenti romantici con la modella ventenne Caro Dweck, a pochissime settimane di distanza dalla rottura con la cantante Cheryl. Sì, solo Cheryl è come zucchero. Robert Pattinson e Suki Waterhouse. La star di Twilight è stata avvistata a Londra in compagnia dell'attrice Suki Waterhouse, palesemente chiamata così in onore di Suki Stackhouse, con la quale ha passato una romantica serata a teatro, che però poi è finita in una gara di bevute nei più sordidi locali di Soho. Chloe Bennett e Logan Paul. La protagonista di Agent of S.H.I.E.L.D., Chloe Bennett, che interpreta Quake alias Sky alias Daisy, ha ufficialmente confermato di frequentare attualmente la controversa star di YouTube, Logan Paul. Diventato famoso grazie ai suoi vines virali, è salito all'attenzione delle masse anche per un agghiacciante suo video in cui compariva il cadavere di un uomo appena suicidatosi nella foresta dei suicidi in Giappone. Amber Heard e Vito Schnabel, entrambi usciti da relazioni tumultuose, lei con il milionario Elon Musk e lui con la supermodella Heidi Klum. I due sono stati avvistati insieme poche settimane fa a Wimbledon, a Londra, mano nella mano. Chris Pine e Annabelle Wallis. Dopo mesi di speculazioni su una loro relazione, finalmente Chris Pine, che abbiamo visto in Wonder Woman, e Annabelle Wallis, che abbiamo visto nella Mummia, sembrano vicini al coming out. Ancora nessuna dichiarazione ufficiale, ma sono ormai moltissimi paparazzi ad averli sorprese insieme, mentre delle fonti anonime chiariscono alla stampa americana che non solo la storia è solida e in piedi, ma anche che i due formano una coppia super perfetta. Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger. Sì, Prattone qua via The Terminator. Lady Schwarzy. In questo caso stiamo calmi, nulla di confermato dai diretti interessati, ma gli incontri fra i due negli ultimi mesi sembra si siano moltiplicati a dismisura, al punto che un'assidua frequentazione sembra ormai innegabile. Justin Bieber e Hailey Baldwin. Erano lasciati tipo 3 anni fa? Sì. Ma si sono da poco rimessi insieme. Non solo, pare si siano proprio fidanzati, nel senso americano del termine, quando sentiamo la parola engaged, che significa che hanno proprio deciso di convolare a nozze. Secondo People, Priyanka Chopra e Nick Jonas. Un'altra coppia che vive di reciproci love sui social è quella di Priyanka e Nick, che i paparazzi fotografano insieme da più di un anno, ma fra i quali la passione si sarebbe accesa solo di recente. Dicono loro, anche perché lui fino a poco tempo fa stava con Madeline Brewer. Com'è, come non è, eccoli engaged pure loro, dopo neanche 3 mesi di frequentazione. Dicono sempre loro, eh. Avril Lavigne e Philip Sarofim. La cantante Avril Lavigne è stata avvistata svariate volte con il miliardario, cioè erediterà i miliardi dopo che il padre stira, egiziano Philip Sarofim, conosciuto tramite amici in comune, un classico, come vi siete conosciuti, amici di amici. Pure loro paparazzati sul lago di Como. Ultimi, ma non ultimi, Kendall Jenner, Anwar Hadid e Ben Simmons. Triangolo. La supermodella Kendall Jenner sembra essere in rapporti romantici con Anwar Hadid, fratello minore delle colleghe Gigi e Bella Hadid. Ma al contempo Kendall è stata avvistata anche con Ben Simmons, star della NBA. Una fonte anonima ha riportato a People che la Jenner si sta semplicemente godendo durante l'estate il suo essere single senza intenzioni di legarsi a nessuno. Pieno spirito dell'amore estivo. E questi erano tutti i nostri amoretti estivi, paparazzati in giro per il mondo. E i vostri amoretti estivi? Che state a combinare? Ma soprattutto, di quale altra coppia avete sentito dei rumors? Fatecelo sapere in un commento qui sotto. Iscrivetevi ai social e al canale di Screen Week e venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks e su www.violetta.rocks. Ai prossimi appuntamenti. Ciao!